Buongiorno a tutti raga, finalmente oggi torniamo a scattare insieme. Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she sliding. Tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Intanto fuori, siccome era solo grigio, ora ha anche iniziato a piovere. Welcome to Berlin. Oh, wow. Prima di iniziare, piccolo studio tour. Questa è la zona dove scatteremo. Questi sono gli abiti che useremo, poi ve li racconto. Questa è la zona cucina. Qui ci sono ragazzi, ovviamente si stanno truccando e cambiando. Da questa parte qua c'è il bagno e poi abbiamo anche questa parte qua con tutti i rulli nel caso in cui servissero. Stavolta noi non serviranno. Qua ovviamente abbiamo l'usciano. E qua raga sono al lavoro, diciamo. Buongiorno. Buongiorno. Ve la ricordate Unis? Abbiamo scattato insieme. Magari vi ricordate, lei non capisce. Sto dicendo, yeah, I was just talking about our previous shooting with it together. Okay. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in an office. Okay. Allora, raga, ora stiamo andando nel basement a vedere dei props che forse potrebbero servirci per lo shooting di oggi. Ancora non lo sappiamo, però mi sono venute delle idee un po' malsane. Yes. I wonder. Come vedete, qua c'è un tritello di roba, veramente un sacco di roba per fare tutta una serie di cose differenti. Stativi, luci, grazie pro foto, ovviamente. Che però in questo contesto non useremo, perché lo sapete, io amo tantissimo la luce naturale, ho portato dei flash, ma non le useremo per questo servizio. E qua, volendo, se vi interessa, c'è anche una sega disco, che anche questa non la useremo. Piccola nota nerd, quindi andiamo a vedere con cosa sto scattando. Zaino, sempre lui, che è il Wondred 21 litri, non 31. Questo perché preferisco di gran lunga il 21 al 31. Nel mio canale Telegram, The Nerd Corner, che vi linko qua sotto in descrizione, trovate proprio il paragone live fra le due. Questo perché anche se il 31 litri chiaramente è più grande di questo, l'organizzazione dello spazio di questo qui fa sì che sia molto più facile gestire la parte degli ingombri. Oggi scattiamo con A92. A92, che saranno le macchine principali ovviamente. Mi sono portato 35 1.4 G Master, mi sono portato il 20 1.8 G. Questa lente, raga, ve ne ho già parlato sul canale ampiamente, avete già visto anche degli scatti che ho fatto con lei. La amo particolarmente perché è divertente, difficile da usare ovviamente, però la inserisco sempre volentieri per qualche scatto che in qualche modo mi dà un po' delle deformazioni che dal mio punto di vista sono interessanti. E poi c'è ovviamente lui, l'immancabile 50 1.2 G Master. Ognuna di queste lenti, sia il 50 che il 35, hanno, come vedete, un filtro Tiffen montato sopra. Perché ci metto i Pro Mist? Perché la serie G Master, che hanno una nitidezza direi molto pronunciata, che ovviamente a tante persone piace, io però sono una di quelle persone che amo un po', non lo so, il gusto dell'approssimativo. Mi piace un po' anche la ricerca dell'imperfetto, e questo imperfetto me lo dà proprio il Pro Mist. Ovviamente state attenti se li prendete, ve li linko sotto in descrizione con il mio codice sconto, perché in controluce danno un bel tot di problemi, quindi magari per voi questo è un po' troppo forte e potete prendere quello con un effetto più leggero se vi piace l'effetto. Se invece siete persone che andate comunque alla ricerca di un certo tipo di nitidezza, ovviamente non lo fate, perché questo andrebbe contro il vostro linguaggio espressivo. Immancabili poi sono loro, le mitiche Insta 360. Queste, raga, sono le macchine con cui faccio tutti i video dove vi porto a scattare con me. Non potrei assolutamente lavorare senza queste, e soprattutto voi non potreste entrare con me all'interno del shooting senza queste, perché vi danno un punto di vista diverso sulle cose, vi danno la possibilità proprio di essere lì con me e vedere non solo che cosa ho davanti, ma anche poi metterlo a paragone con cosa mi porta a casa. Inoltre, una cosa che faccio sempre quando vengo a scattare è munirmi ovviamente dell'apposito supporto che fa sì che io possa averla qui sul petto, e così posso semplicemente scattare senza dovermi preoccupare minimamente
di riprendere o dove sto facendo, perché questo ovviamente riprende tutto il campo visivo ed è proprio grazie a loro che voi potete essere lì con me proprio dentro i servizi. Yes! I like that. Mi piace, mi piace. Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Ay, ay, back in that bag again. Now bring me around your friends, you know that I'm bagging them. Allora, aggiornamento qualche ora dopo. Siamo a metà, forse. Non lo so quando finiremo. Catch me on Facebook, no I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that pussy was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. I said, baby, nah, I'm Matic now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching edition. Back in my bag, going back again. Allora, due parole su questo brand, che è quello con cui stiamo scattando oggi. Si chiama Ritual Unions e è un brand che veramente mi piace parecchio, perché propongono un qualcosa che è uno stile un po' diverso, non solo legato anche all'estetica, ma c'è un forte carattere di più vestiti per te stessa, proprio perché passa dal concetto che sì, ok, bella giornata, ci amiamo, l'amore è la cosa più bella del mondo, ma passa attraverso l'amore per noi stessi prima, e questa è una cosa che mi connette davvero tanto con questo brand. La meraviglia, la meraviglia. You should say la meraviglia. Yeah, esatto. Hey, hey, back in that bag again. Now bring me around your friends, you know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that pussy was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They loving the splatter. I said, baby, nah, I'm Matic now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Abbiamo finito. Let me help you. You are really fantastic. Partiti alle 8, sono le quasi le 2. Sono ciao, le 2. Ciao, ci vediamo quando ci vediamo. Bella.